Comunicato stampa da parte della CNA Spicese che solleva il problema dei continui furti sul nostro territorio a danno delle imprese e dei cittadini. Siamo andati a sentire dalla voce del responsabile della CNA Spicese, Carmelo Caccamo, le preoccupazioni e le ragioni della categoria. Carmelo. Grazie Piero, abbiamo appreso da parte delle nostre imprese artigiane quanto è accaduto la scorsa notte rispetto a questi furti che hanno colpito insomma anche l'opinione pubblica ispicese. Di fatto alcune aziende artigiane degli impiantisti hanno subito diciamo dei danni, hanno subito dei danni a dei furgoni, sono venute ad essere sottratte delle attrezzature importanti, attrezzature di lavoro, e qui si rischia insomma di mettere in ginocchio queste aziende. Voglio far notare subito la piena solidarietà degli altri colleghi degli artigiani, tutte le categorie, addirittura anche della stessa categoria si sono messi a disposizione per mettere subito nelle condizioni queste imprese di poter continuare le proprie attività, offrendo la disponibilità di attrezzi, insomma l'utilizzo di attrezzatura comune, e questo diciamo è un aspetto importante, un aspetto di grande solidarietà che la categoria vuole mettere in evidenza. Tutti i colleghi della CNA stamattina si sono un po' raccordati con i soggetti che hanno subito questi danni, e di conseguenza noi abbiamo voluto lanciare il nostro grido di allarme, la nostra denuncia rispetto al fatto di ottenere una maggiore garanzia, una maggiore tutela di sicurezza sul nostro territorio. Questo è un fenomeno ovviamente che non riguarda solo le imprese, è un fenomeno che riguarda anche i cittadini. Di volta in volta diciamo apprendiamo le notizie negative di furti nelle città, furti nelle campagne. Purtroppo noi abbiamo anche un territorio molto vasto, difficile da controllare. Da lì diciamo noi sosteniamo il fatto che la caserma dei carabinieri, il commissariato di polizia vanno potenziati, cioè non possiamo lasciare i cittadini, una popolazione così nelle condizioni di aspettare che il fenomeno non sussista, non si verifichi. Insomma è un qualcosa che si può verificare, e quindi di conseguenza occorre reagire con dando fiducia alle forze dell'ordine. Noi siamo pienamente a tutela diciamo di quella che è l'indicazione complessiva della nostra associazione, cioè che è quella di confidare nel lavoro delle forze dell'ordine e delle istituzione. Per questo noi ci siamo rivolti al sindaco da un lato e ci rivolgiamo a tutte le forze dell'ordine a tutelare maggiormente il nostro territorio. Ringrazio Carmelo Caccamo, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.